procedure e soprattutto l'Agenzia di Sviluppo dell'Area Peronana purtroppo lo dichiara. Io inizio purtroppo di andarmi a leggere le carte, cose che credo che pochissimi fanno, no? Di quei documenti che ogni tanto escono da questi uffici che sembrano contenere tutto, diciamo, la soluzione dei problemi. Sono la più profonda delusione di quello che sono poi i reali risultati, diciamo, le capacità operative di queste persone, perché dichiarano nell'ultimo documento, che non so, avete avuto modo di avere tra le mani, il preliminare del piano strutturale, che l'agenzia sta già lavorando su questi grandi progetti faraonici, se volete, di concertazione o gestazione dell'area nolana, sta andando avanti nonostante poi la città purtroppo viaggia per fatti suoi rispetto a queste cose, e ha messo ultimamente quest'altro tipo di prodotto nel quale si è andata a leggere poi effettivamente le questioni, iniziando ad apprendere che quando è nata l'agenzia con il BIT dell'area nonana, con i fondi del Porto 2006, rispetto a 23 milioni di euro, e in questo appunto, diciamo, applauso alla città del fare che ha speso tutti i fondi, dichiara di aver speso 13 milioni di euro rispetto ai 23 assegnati. Cioè, già c'è la certificazione, noi siamo stati incapaci di utilizzare tutti i fondi, portare avanti quelle che erano anche le non condivisibili idee.